Carmen Nappa, presente il lavoro del dottor Mario Colletti. Approfitto anche per ringraziare del lavoro fatto la settimana scorsa insieme alla Commissione Pari Opportunità per un importante convegno sulla medicina di genere per le persone LGBT. Allora, intanto ringrazio naturalmente chi mi ha invitato, in particolar modo il Sinaps Paolo Valerio, perché credo che sia un argomento molto complesso. Sono stato molto felice di ascoltare tutte quante le altre relazioni, mi scuso anche di essere intervenuto più spesso del dovuto, ma sono io sollecitato personalmente sopra questa cosa. Noi come Amigay, però, oltre a dire la nostra opinione personale, generalmente tutte le mattine scriviamo un post semplicemente cercando e studiando tutte quante le meta-analisi, se è possibile, altrimenti solamente gli studi semplici che vengono fatti a livello internazionale, li trasformiamo in pillole, come quelle che vi presentiamo oggi, per cercare di applicarle al progetto Sistema Sanitario Nazionale Italiano. Questo è uno dei grossi problemi. La legge della medicina di genere è previsto che in particolar modo l'Istituto Superiore della Sanità si occupi di ricerca nei confronti della medicina di genere, che, come avevo proposto anche ieri, non è solamente il complicatissimo campo della transizione, ma è soprattutto proprio la condizione di salute delle persone transgender dalla nascita fino a fine vita, per quanto riguarda tutti quanti i campi della medicina, quindi come tutti quanti, da oculistica, cardiologia, oncologia, soprattutto i campi di maggior problematicità generale. A livello dei lavori internazionali ci sono viste che, e l'abbiamo ascoltato anche ieri, soprattutto da Ale Giannini, le difficoltà che ci sono a classificare le persone transgender. 250 diverse autodefinizioni su 500 persone rende impossibile, essendo questa una minoranza che è classificata da 1 in 200 a 1 in 40.000 della popolazione generale, come vedete nemmeno conosciamo quali sono i confini reali delle persone transgender in un paese come gli Stati Uniti d'America, l'Australia, l'Inghilterra, figuriamoci l'Italia, dove non si fanno studi nel merito. E molto pregnanti che sono stati citati come problematici da tutti quanti i lavori che riguardano la medicina di genere delle persone transessuali. Leggo velocemente: il numero limitato di persone, perché in medicina se devo fare un investimento non lo posso fare su una popolazione che è 1 su 40.000, lo farò su una popolazione che è il 50%, quindi le donne per esempio. Allora c'è anche una questione di raccolta fondi per ottenere gli studi di ricerca. La struttura del corpo alla nascita, che sono di tre tipi, significa l'identità di genere per una persona che nasce con un corpo intersessuale. È un problema complicatissimo da risolvere anche solo dal punto di vista logico. Le sue trasformazioni farmacologico-chirurgiche, le interazioni farmacologiche, che sono gli argomenti più importanti. Se io utilizzo dipterilina o utilizzo testosterone o utilizzo estrogeni, cosa succede nell'arco della mia vita se poi, magari non da giovane, ma spesso capita che anche i giovani utilizzino farmaci contro il diabete o contro l'epilessia, o cosa succede però quando ho superato una soglia d'età e devo cominciare a utilizzare antidiabetici, antipertensivi, altri farmaci come quelli oncologici o per esempio quelli per la terapia HIV, che è un tema anche questo molto discusso per le persone che purtroppo ancora oggi sono ad elevato rischio. Il rischio di patologie psichiatriche, la vittimizzazione, il meno antistress, eccetera, eccetera. A livello internazionale ci si chiede, là nell'angolo a destra, quale metodo risponde ai bisogni di verifica sanitaria e epidemiologici? La Nuova Zelanda è stato il primo paese che si è posto questo problema e sono seguiti Australia e Stati Uniti. I punti chiari sono: l'accoglienza deve essere uguale per tutti gli utenti del sistema sanitario nazionale, che vuol dire che qualunque metodo utilizziamo deve essere accettabile da tutta la popolazione, deve essere comprensibile anche da parte della popolazione cosiddetta cisgender, perché non è possibile sapere a priori chi sia o chi non sia transgender al quale applicare un metodo diverso. La cartella elettronica, che si spera di applicare anche in Italia, o comunque l'anamnesi di una cartella standard, non può che essere unica per tutte quante le persone. L'autodefinizione, abbiamo già detto, è il metodo migliore per garantire l'accoglienza, per chiedere il nome e i pronomi da utilizzare. Si è proposto di scriverli in cartella, di avere un item nelle cartelle elettroniche sul nome all'anagrafe, sul nome di scelta e sui pronomi di scelta, trasformando l'unico item in tre items, che valga per tutti. Questo però non è sufficiente a garantire ricerca e cura, perché non ci dice abbastanza.
E allora hanno pensato un metodo a due domande: il tuo sesso alla nascita e il tuo genere attuale. Loro erano partiti con solo MF e lì era facile, perché MF si incrocia con MF e quindi MM, FF, M2F, F2M, sembrava facile. Chiaramente poi si scopre che ci sono le persone intersessuali e si scoprono che ci sono altre persone che non si definiscono semplicemente M o F, e questo è stato esemplificato chiaramente con un termine altro genere. Ma tutto questo ci dice qualcosa sulla salute delle persone? Ci permette veramente di classificarle tutte? Si è visto che le persone intersessuali comunque all'interno di questo schema non si trovavano, non si trovano lo stesso. Gli studi ragazzi e ragazze sono successivi al 2015. E allora, andando a scavare tutta la ricerca internazionale, quali sono le tematiche che sono importanti e rilevanti dal punto di vista sanitario e che riguardano specificatamente le persone transgender? Chiaramente se sono nate con un corpo intersessuale, perché che vogliano o meno cambiare il proprio corpo hanno delle problematiche specifiche che lo rendono diverse dalla popolazione generale. Se abbiano appunto utilizzato l'ormone di uterino, se lo usano ancora, se usino o abbiano usato gli ormoni cross-sex, fino a quando per esempio si può utilizzare un ormone cross-sex? Non abbiamo studi del genere. Ha fatto chirurgia alla laringe? Questo è importante nel campo della chirurgia. Ha fatto chirurgia ai seni? Questo è rilevante nel campo dell'oncologia. E ha fatto chiaramente chirurgia ai genitali? E anche questo è rilevante nei campi dell'oncologia. Paradossalmente anche l'utilizzo di testosterone è un significato chirurgico per quanto riguarda l'anestesia con alcuni farmaci come la succinilcolina. Oggi scarso utilizzo, ma comunque è un problema di interazione farmacologica. La proposta esemplificativa è che se una persona risponde a questi sei items che hanno un significato rilevante dal punto di vista medico-sanitario, si indichi con una terza lettera, il terzo dato del titolo, T, e si utilizzi qui un indice semplicissimo, MFT, dove il sesso alla nascita, M o F, vale per tutte le persone cisgender e per le persone transgender che non abbiano fatto nessuno di queste che non abbiano nessuna di queste caratteristiche, mentre quella T transgender riguarda solo quelle che hanno una almeno o più di una di queste caratteristiche, in maniera da poter seguire in modo specifico per tutta la vita il loro destino. Chiaramente se una persona transgender normalmente comincia a fare utilizzo per esempio di ormoni, fa un tipo di questi tipi di chirurgia, successivamente verrà riclassificata come terzo grado. Questo risolve tutti i problemi? Non lo pensiamo neanche lontanamente. La barca, come vedete, è ancora in pieno mare. Ma queste sono le problematiche che noi dobbiamo affrontare per fare una ricerca standardizzata. E queste sono le proposte che sono in campo, incluso quella di parlare in medicina, non in psicologia. Da una parte dell'accoglienza, e quindi rispetto dei nomi, dei pronomi e delle autodefinizioni, ma dall'altra parte della realtà del corpo e delle sue caratteristiche per capire che cosa significa e in che modo questo interviene nel processo di salute e come intervenire per prevenzione, diagnosi e cura delle persone transgender. Grazie. Grazie Mario. Grazie Mario e grazie per essere stato nei tempi. Ci sono domande? Grazie, sono Alessandro Chiodi, dirigente sanitario e psicologo sulla Federico II, servizio di psicologia, soprattutto questo sportello